Ciao ragazzi e ciao ragazze, benvenuti in questo nuovo video. Sono qua nel soggiorno semplicemente perché c'è il problemino della luce del finestrone che quando metto sul divano, non so, sembro illuminata da una luce divina e contemporaneamente al buio, insomma, un fenomeno paranormale succede, si verifica. Scusate il mio aspetto, ma sono veramente stanca, sono distrutta, sono stanchissima e stanotte non ho dormito e quindi sono stanchissima. E mi sono presa un po' di caffè e voglio chiacchierare un po' con voi, quindi perdonate questo sguardo da pescelesso. È da un po' di tempo che volevo farvi questo video e mi metto proprio qua a parlarvi come se fossi una vostra amica. Vi volevo parlare un po' di quello che è successo con il mio ex ragazzo, che tanti di voi sapete che ci siamo lasciati, ormai l'avete capito dai vlog, tanti ancora no, ancora non hanno capito, mi continuano a dire: ah, ma dove sta Max? Perché non lo fa vedere più nei video? Cosa è successo tra di voi, eccetera. Quindi voglio un po' fare chiarezza su questa cosa, perché veramente ormai è passato tanto tempo. Non l'avevo mai fatto prima, non vi ho mai detto cosa è successo tra di noi, perché ci siamo lasciate, ci sono delle cose che voi non sapete, delle cose che io non vi ho mai detto, per il semplice fatto che non mi sentivo pronta, perché comunque quando una storia finisce è sempre molto molto doloroso, e per noi che comunque siamo esposti in internet è ancora peggio, perché oltre al dolore, insomma, di questo fallimento, fra virgolette, che è la fine di una storia, dobbiamo anche sopportare quelli che sono i commenti di persone, permettetemi il termine, stupide, che si prendono la briga di giudicare, di lasciare dei commenti alla cavolo, che però possono ferire le persone che ci stanno dietro. E addirittura c'erano voci che dicevano che non era vero, che noi ce l'avevamo lasciati. Ancora adesso mi dicono che non è vero, che è tutta una sceneggiata, che non è vero. E invece sì, ebbene sì ragazzi, è vero. Ormai penso che l'avete capito, perché se fosse stato uno scherzo, insomma, non sarebbe durato così a lungo, insomma. È vero che ci siamo lasciati, ormai è da alcuni mesi che ci siamo lasciati. Non sto qua ovviamente a dire tutto nei minimi dettagli di cosa è successo fra di noi, perché ci sono delle cose che sappiamo veramente solo io e lui, nessuno, neanche mia madre, neanche mio padre, ma neanche mia sorella, cioè nessuno sa delle cose che sappiamo io e lui, cioè i veri motivi e le cose che sono successe fra di noi, anche se comunque non è successo nulla di, come posso dire, è difficile da spiegare. Nessuno di noi due si è comportato male, ha mancato di rispetto all'altro, questa è la cosa importante. Noi ancora adesso siamo comunque in buoni rapporti e io sicuramente non posso dire di aver dimenticato questa persona, non posso dire che non gli voglio più bene, insomma, quando stai veramente tanti anni, noi siamo stati veramente tanti anni assieme, cioè una metà vita abbiamo convissuto assieme, abbiamo fatto di tutto e lui non è stato solo il mio ragazzo, ma è stato anche il mio migliore amico, il mio confidente, mio fratello, è stata la persona che mi ha aiutato quando avevo bisogno, mi ha asciugato le lacrime, mi ha fatto ridere, mi ha fatto piangere, ha convissuto con me, tante cose importanti nella mia vita, quindi io non posso dire: ah, off, interruttore off, non provo più niente per te, ti cancello dalla mia vita, no. Quindi è pur sempre, ancora adesso, una persona a cui io voglio tanto, ma tanto, tanto bene, ed è una persona che voglio che stia bene, e non vi nascondo che ancora oggi, comunque nelle mie preghiere, nei miei desideri, nelle mie speranze, c'è il fatto che lui comunque stia bene e che comunque voglio che sia felice, che siamo felici, anche se non assieme, che ognuno trovi la nostra felicità, perché devo volere il male di una persona che ho amato con tutta me stessa? No, lui, diciamo, pubblicò un post su Instagram, perché lui poi non è molto social, era social soltanto perché comunque era il mio ragazzo, quindi per tirarsi fuori da sta cosa, perché si era un po' rotto le scatole del fatto che tutti quanti andavano a dirgli, ma lui non voleva essere né riconosciuto, né, anche se comunque alcuni di voi mi dicono che se lo incontrano per strada, lui comunque è una persona molto molto gentile, educata, e comunque gli fa piacere salutarvi, però sono sempre stata io, no? Quella social che comunque lo fa per lavoro, tra virgolette. Lui si è trovato in mezzo a sta cosa, quindi ha cancellato il suo profilo Instagram quando comunque ci siamo lasciati definitivamente, e ha pubblicato una frase molto molto bella, che secondo me rappresenta e spiega veramente tutto quello che è successo tra di noi. Ve la metto alla fine del video, che praticamente è una storia
non finisce quando l'amore, non deve necessariamente finire quando l'amore finisce, ma quando l'amore a volte anche è troppo grande, è troppo. È un'aspettativa troppo grande, è qualcosa che si infrange, è talmente troppo grande che si infrange, si trasforma in qualcos'altro e crolla, quindi come un castello troppo grande, all'improvviso crolla. Ma la cosa importante è che il motivo principale per cui io faccio questo video è, prima di tutto perché ovviamente per dirvi, perché ovviamente anche voi, è giusto che sappiate comunque la verità, fra virgolette, cioè che noi ci siamo lasciati, che io non so da qua un mese, 2 mesi, 3 mesi, un anno, una vita, cosa succederà, perché noi abbiamo avuto nella nostra storia, che è stata molto lunga, parecchi momenti in cui ci siamo lasciati, ci siamo ripresi, parecchi tira e molla. Siamo lasciati già per tanti mesi, altre volte, quindi non è la prima volta, quindi non vi posso dire cosa succederà da qua in futuro, ma sicuramente posso dirvi, perché io non ho la palla di vetro, posso dirvi che ci siamo lasciati da tanti mesi che comunque non stiamo assieme, e il sentimento è cambiato, sicuramente è cambiato, sicuramente qualcosa che si è spento. Quindi il motivo principale per cui faccio questo video è anche il fatto che voglio che non si facciano deduzioni affrettate su di noi, su di lui, che magari lui si è comportato male o che io magari mi sono comportata male. Noi non ci siamo mai mancati di rispetto, non ci siamo comportati male, non ci sono stati motivi principali per cui noi ci siamo lasciati, semplicemente. Era già da tanto tempo che avevamo problemi, che non andavamo d'accordo, che litigavamo molto spesso, che qualcosa stava cambiando fra di noi. Quindi è stato, secondo me, è stato un lasciarsi un po' alla volta da parecchio prima l'episodio in cui noi poi veramente ci siamo lasciati. E quindi, dato che comunque noi stavamo assieme da tanto tempo, era difficile lasciarci. Ci abbiamo messo molto tempo per lasciarci, erano già mesi, ma forse anni che volevamo lasciarci, però tendevamo sempre a riprenderci, comunque era difficile, perché vi ripeto, quando stai davanti anni con una persona, veramente non è facile, ma veramente, perché quella persona diventa parte di te, diventi proprio tu stessa, non capisci qual è il limite molto spesso dove finisci tu e inizia lei, cioè diventi una cosa sola, quindi vivere senza quella persona diventa come diventare. Come vivere senza una parte di te, senza un tuo braccio, senza una parte, cioè ti senti che ti manca qualcosa, ti senti comunque strano, è brutta come cosa. Poi voi magari se volete vi farò un altro video in cui magari vi posso dire come ho fatto io a superare questa rottura, come fare per superare una rottura, perché in tante me lo chiedete, che magari vi siete lasciate, che il vostro fidanzato vi ha lasciato. L'importante è quello che era nel profondo, cioè il fatto che questo legame, questa cosa si era comunque lesionato, qualcosa era venuto a mancare, non era più come prima. Quando non è più come prima, quando tu hai provato veramente cos'è l'amore, l'amore vero, perché io ho provato veramente l'amore vero, io so cosa significa amarsi senza riserve, amarsi, essere amata, sentirsi amata, fare follie per amore, fare tutto, io le ho fatte tutte queste cose, ma noi veramente ci siamo amati tantissimo, veramente. Lui ha fatto cose per me che non lo so se mai qualcun altro farà per me, come mi ha fatto sentire, come tutte le cose che abbiamo fatto assieme. Veramente è pazzesco poter pensare che comunque questa persona con cui hai fatto tante cose non sia più parte della tua vita. Perciò io adesso comunque sono ancora in buoni rapporti con lui, ci sentiamo, voglio sapere se lui sta bene, cosa fa, se qualcuno dice che sta male mi preoccupo, se, voglio sapere, voglio che lui stia bene ovviamente, no? Perché comunque è come se fosse un mio familiare, cioè non esiste, quindi è proprio per questo, non voglio che le persone parlino male di lui anche nei commenti qua su internet, perché sì, è vero, uno dei commenti non se ne frega, però non voglio che lui, perché credetemi, io ho conosciuto poche persone nella mia vita, davvero brave persone come lui, è veramente una persona, una brava persona, buono, gentile, educato, ha un cuore grande, quindi veramente non voglio che assolutamente qualcuno dica, ah, delle male lingue su di lui che alla fine non sono vere, perché alla fine non,
Lui no, comunque non ha fatto niente di male, ma come io non ho fatto niente di male, sono semplicemente le cose che accadono nella vita, perché io credo anche molto nel destino, cioè che il destino ha voluto questo, ci ha messo proprio in condizione di lasciarci, di che le cose dovessero andare così, perché magari qualcosa di più bello doveva accadere, quindi questa è la cosa e mi auguro che sarà per entrambi così, perché ovviamente... voglio, ripeto, ancora una volta voglio la sua felicità, voglio la mia felicità, voglio la felicità di tutti. Io sono proprio una persona che ama sapere che le persone stanno bene, le persone a cui tengo, e lui comunque sarà sempre una persona a cui io tengo. Quindi se volete il video su appunto come superare, perché comunque io ho vissuto giorni veramente proprio di depressione, fra virgolette, in cui veramente io mi sentivo sfuggire proprio la terra sotto i piedi e mi sentivo proprio male, perché quando io ho capito, ho realizzato che davvero noi ce l'avamo lasciati, ma definitivamente mi sono sentita proprio mancare l'aria, cioè mi sono sentita proprio... Non so come spiegarvi, ma male, cioè ho pensato veramente, ho detto no, io non ce la faccio, cioè no, no, va bene, non ce la faccio. Però poi là, in quel momento ho capito che quel non ce la faccio non era una cosa giusta e non era rispettoso nei suoi confronti e nei confronti di quello che noi eravamo, perché non bisogna stare e rimanere assieme a una persona per paura di stare soli, per paura di affrontare la vita da soli, per paura di non farcela. Devi stare con una persona perché la ami, perché quella persona ti completa, ti fa sentire speciale o che stai bene con lei, ma non perché da sola non riesci ad affrontare la vita. Questa è una cosa importante. Quando noi ci siamo lasciati, io ho avuto momenti veramente difficili, e poi magari nel video vi spiegherò come ho fatto, come ho cercato, dove ho trovato la forza, eccetera. Ma soprattutto mi è servito molto, perché comunque è stata una crescita per me che ho imparato a stare da sola, perché nei giorni immediatamente successivi era molto difficile. Poi col tempo io mi sono costruita il mio spazio e mi sono concentrata sulle mie cose e ho imparato a stare da sola. Quindi la cosa importante è che adesso che voi siate o non siete fidanzati, dovete imparare a stare da soli, ad essere felici della vostra vita, a bastarvi, a svegliarvi felici, a realizzarvi in campo lavorativo, ad avere degli amici, ad avere con la vostra famiglia, no? Se siete ragazzi, a scuola, lavoro, famiglia, amici, hobby, passioni, qualsiasi cosa. E poi dopo, cioè la persona con cui state deve essere una persona che vi completa e vi fa stare bene, ma non una persona senza la quale voi avete paura di non farcela, che vi manca qualcosa. Per me, io non ho mai avuto questo rapporto, anche se sono stata fidanzata tanti anni, sono sempre stata, ecco il sole che mi acceca, non ce la faccio con questa luce. Ecco, anche se io sono stata fidanzata tanti anni, comunque non sono mai stata dipendente da quella persona, nel senso che sono sempre stata molto indipendente, cioè io non capisco come facciano delle coppie a stare sempre assieme 24 ore al giorno. No, io avevo bisogno dei miei spazi, della mia passione, la palestra, poi uscivo con le amiche, uscivo con mia sorella, uscivo anche la sera, mi dovevo andare a divertire, dovevo andare a fare shopping, io non mi trovavo a fare shopping con lui, dovevo fare shopping con esseri femminili, perché con gli uomini non mi trovavo a fare shopping. Quindi avevo bisogno dei miei spazi, ma anche stare da sola a casa una sera, avevo bisogno dei miei spazi. Quindi io questo penso che sia sano. Non è un rapporto sano. A volte vedo alcune ragazze che addirittura dal parrucchiere, che secondo me è un momento di coccola e di benessere nostro femminile, che andiamo da sole, là ci godiamo queste ore in tranquillità, si fanno accompagnare dal fidanzato e costringono quei poveri fidanzati a stare là dal parrucchiere. Per me è assurdo. Quindi ragazze, voi dovete essere forti, dovete costruirvi la vostra individualità, realizzarvi appunto, ma anche ragazzi, dal punto di vista lavorativo, da qualsiasi ambito, avere anche coltivare delle passioni e dei sogni, che poi troviate un amore, una persona che vi completa, che vi fa stare bene, con cui vivere delle emozioni, no? Deve essere un di più però, non deve essere una cosa che vi riempie il vuoto che non avete colmato, magari perché siete insoddisfatti lavorativamente o perché non riuscite a socializzare con gli altri o perché non avete hobby, non avete amici e quindi cercate di aggrapparvi a quello. No, questo è importante. È importante prima a stare da soli e poi a stare con un'altra persona. Questo è fondamentale, anche perché nel momento in cui magari vi lasciate o questa persona vi può lasciare, voi dovete avere dell'altro, non dovete sentirvi perse senza questa persona, dovete contare su voi stessi. Questo purtroppo è un discorso che posso fare adesso che sono grande, ma quando ero piccola, perché comunque quando sono fidanzata con lui così ero più adolescente, ero più piccola, quindi comunque
È inevitabile che questa cosa, crescendo assieme, diventi uno un po' dipendente dell'altro, però io ho sempre cercato di mantenere i miei spazi, ho sempre cercato di coltivare le mie passioni e di essere una persona indipendente. Infatti sto molto bene da sola, non tornerei mai, alcune persone dicono perché non torni a casa con tua madre e tuo padre? No, perché sto bene da sola, vivo da sola, sono felice di avere i miei spazi, avere le mie cose, dedicarmi al mio lavoro, alla casa, al mio cane, alle mie cose. Quindi tornare a casa con mio padre, mia madre e mio padre, anche se li adoro, li vedo praticamente tutti i giorni perché abitano vicino a me. Però sarebbe un tornare indietro, un tornare indietro e non tornare indietro, cioè invece io devo andare avanti, devo crescere, quindi sto bene, nonostante tutto sto bene, ci tenevo tantissimo a farvi questo video, a spiegarvi queste cose, magari se avete delle domande lasciate nei commenti, io penso che stopperò qua questo video perché ho parlato veramente, veramente tantissimo. E spero che vi abbia fatto piacere questo chiarimento, insomma, fra virgolette. Se volete il video su come ho superato la rottura, proprio in termini proprio pratici, proprio le cose che facevo io che mi facevano stare bene, fatemelo sapere. Mettete un bel like a questo video, sostenetemi, vi voglio tanto tanto bene, vi auguro una buona vita e vi auguro una vita piena di amore, piena di amore, piena di cose belle, perché la vita è piena di cose belle, davvero. Quando meno ve l'aspettate, la vita vi stupisce e vi regala cose belle. Per me è una cosa bella, ad esempio, siete voi. È una cosa bella per me svegliarmi la mattina ed essere viva, essere in salute, guardare il sole e sorridere. Questo mi rende felice, mi basta questo, giuro. Ciao!